Florentino che ritorna alla vittoria dopo tanto tempo, dopo tantissimo tempo, quasi un anno della vittoria, quali sono le sensazioni? Belle, sono tre punti importantissimi, abbiamo tre punti dopo un anno, è duro perché il campionato non si giocava, è così, abbiamo pagato dazio le partite precedenti, oggi abbiamo portato a casa il bottino pieno, ci abbiamo ancora qualche scoria mentale, però queste vanno via con l'entusiasmo, la fiducia e soprattutto con i tre punti. Noi l'obiettivo nostro, il sogno nostro è la salvezza contro avversari forti e è la nostra Juve, è la nostra nazionale, la difesa con i denti e dobbiamo lottare, migliorare, è così, soltanto con la grinta, con l'entusiasmo si può sopperire il gap che ci può essere tra noi e le altre squadre, però col lavoro, la volontà, piano piano si ottiene tutto, anche a stagione passata, no? Ci abbiamo su per giù rispetto a stagione passata, con questi tre punti ci abbiamo tre punti in più rispetto al Cattolica, no? Dopo quella partita lì, e si riparte da questo, l'obiettivo è arrivare al più presto a quota salvezza e dopo vediamo, però è un campionato difficile, bisogna stare tranquilli, oggi si vedeva che mentalmente magari la squadra soffriva questa ansia di prestazione di tre punti, no? E piano piano mettiamo le cose a posto. Allora, mister Liguori, la sua prima partita sulla panchina dell'Agnonese, come ha visto la sua squadra? Onestamente non posso giudicarla, gli posso fare solo i complimenti. Ieri abbiamo fatto il nostro primo allenamento e siamo partiti per Tolentino. Ho chiesto l'impegno, ho chiesto la voglia, ho chiesto la dedizione, a quelle ragazze non posso dire niente. Poi onestamente penso che loro che si devono abituare a me, a loro, cioè praticamente ci siamo conosciuti da 24 ore. Però penso, nonostante tutto, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo dato l'anima, abbiamo regalato poco e da domani cominciamo il nostro lavoro. La squadra comunque giovanissima, oggi giocavano 6 under in campo, punterà sui giovani oppure spera magari in qualche rinforzo con qualche giocatore? No. Siamo consapevoli che abbiamo bisogno di qualcosa, siamo consapevoli che comunque dobbiamo mettere dentro qualcosa, soprattutto per cercare di tenere la categoria. Poi dopo cominciamo il nostro lavoro e strada facendo cerchiamo poi alla fine di fare i conti. Qual è il problema più grande secondo lei della sua squadra in questo momento? L'entusiasmo, dobbiamo ritrovare entusiasmo perché capisco benissimo i ragazzi quando vieni da 4-5 mesi che non riesci a vincere una partita, non riesci più a portare solo a casa, comunque tenere il morale alto non è facile, poi come tutte le persone quando le cose non girano ti deprimi, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è riportare il sorriso, riportare l'entusiasmo e già con uno stato d'animo diverso magari arrivano cose migliori.